Bentrovati, un nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. È da inizio di stagione, in buona sostanza, forse fatto salvo il primissimo scorcio di stagione, le prime 10 giornate, non oltre, che vi stiamo raccontando una sorta di apocalisse rossonera, proprio così, perché quello che sta accadendo in questa stagione dei mille rivoli e dei mille risvolti, quasi tutti negativi, ai noi, portano in una direzione, insomma, che non incoraggia assolutamente all'ottimismo. E poi, a distanza di oltre 48 ore da quello scempio di Torre del Greco, insomma, subentra anche uno stato, una sorta di impotenza, ecco, rispetto ad una squadra che non riesce a risollevarsi, una squadra, insomma, che sembra non aver la forza di rialzarsi. È un'impressione che ci auguriamo possa essere cancellata in fretta, magari già a partire da giovedì sera, sì, proprio così, perché fra poche ore, in buona sostanza, si torna in campo per un turno infrasettimanale che per il Foggia diventa una sorta di crocevia di questa annata, perché c'è un altro scontro salvezza che vedrà la formazione di Mirko Cudini sfidare allo Zaccheria giovedì sera alle 20:45 il Monopoli, quel Monopoli che al momento insegue il Foggia a 3 lunghezze di distacco e che potrete facilmente immaginare venderà cara la pelle giovedì per provare ad agganciare in classifica i rossoneri. Con quale pressione addosso Rizzo e compagni si presenteranno in campo? Possiamo soltanto immaginarlo. Queste sono le ore in cui bisogna raccogliere i cocci di questa prestazione che non trova parole per essere commentata, l'ultima, quella con la Turris, raccogliere i cocci e provare a ripartire. Non sarà semplice, perché nel frattempo ci saranno anche degli assenti piuttosto importanti. Giovedì sera mancheranno sia Riccardi che Salines, che a conferma, insomma, di una situazione piuttosto difficile, di una tensione anche che oramai è palpabile, domenica sera al Liguori di Torre del Greco si sono fatti ammonire direttamente dalla panchina. Quindi Cudini sarà anche chiamato a fare delle scelte importanti per provare a mandare in campo il miglior 11 possibile. Ripetiamo, in una sfida che il Foggia non può assolutamente permettersi di fallire. Il trend è da incubo. Il Foggia nel 2024 non ha ancora vinto, ha messo insieme un solo punticino, nelle ultime 6 ha perso 5 volte. Insomma, dire che è più buio della mezzanotte è come dire dare anche con un'istantanea un quadro perfetto di quello che è, di quella che è la situazione da queste parti. Il Foggia, ovviamente, con 13 gare ancora a disposizione, non può assolutamente arrendersi. Finisse oggi il campionato, oltretutto sarebbe salvo, ma ripetiamo, è quello che stiamo vedendo oramai nell'ultimo mese a questa parte che ci lascia letteralmente sgomenti. L'ultima speranza, anzi più che l'ultima speranza, la speranza è sempre l'ultima a morire. Vediamo se giovedì questa squadra riesce a trovare dentro di sé la forza per risollevarsi, altrimenti non è che sarà dura, durissima.